Ma buonasera, buonasera a tutti, buon lunedì sera a tutti, come state? State bene? State bene? Vi siete comportati bene questo fine settimana? Sì, bravi, bravi, bravi. Anche io mi sono comportato bene, ho fatto delle cosucce, tutto tranquillo, tutto a posto. Allora, c'è una buona e una brutta notizia. Lo so, lo so, lo so. Sarebbe meglio fos ci fossero soltanto buone notizie, però. Allora, la buona notizia è che ho trovato il CD di un gioco che pensavo di aver perso. Non lo trovavo più dove di solito tengo i giochi, quindi pensavo di averlo perso e di... vabbè, dovevo per forza trovarlo online. Invece no, sono riuscito a trovarlo. E sono molto felice. Poi riuscire a farlo partire un altro paio di maniche. Però, mentre la brutta notizia, la brutta notizia, io giuro, mi ci sono messo di buzzo buono per cambiare le macro, i keybind, e non si può. E quindi ce lo dobbiamo tenere così. Nvidia non si può perché semplicemente le impostazioni sono queste. Mannaggia. Vabbè, vabbè, dai. Prego, carica pure la partita. Allora, bottiglietta d'acqua, la voglio qua alla mia destra, e qualcosa da sgranocchiare. Perfetto. Allora, abbiamo finito di vedere questa zona della lava. Alskaba Nokdrako. C'è ancora tutta questa porzione di deserto da vedere. E dato che esplorare premia, io sarei molto tentato di andare a vedere qua giù. Qui sembra essere un bel girone, un bel giro da fare, bisogna addirittura passare da qua. Quindi io direi che il nostro percorso sarà vedere questa zona qua. Tornare giù e provare ad avventurarci verso qua. Questo sarà il nostro percorso. Albi, buonasera, buonasera ragazzone. Non incominciamo così, eh. Venga qua, venga qua. Venga qua. Quindi abbiamo subito un mercante, un vendor qua. Allora andrei subito a nord. Passato un buon fine settimana, Albi? Permesso. Permesso. Ah, non è interagibile questa torre. Questa pietra runica, non camminare nelle orme degli altri. O non ne lascerai di tue. Oh! Però io non vedo orme. Che tradotto sarebbe non inseguire il pericolo perché poi... Venga qua. Sacerdote di Sakkara, Sakkara. Ah, evocano demoni. Noi abbiamo visto che questi sacerdoti di Sakkara, Sakkara, imprigionavano i serafini per attingere i loro poteri. Sì, dai, è passato un buon fine settimana. Ah, buono, buono. T'ho visto, sai?
Venga qua. Sorcio assassino. Bracebury, nessuna traccia di uomini coraggiosi da queste parti. Cosa vuol dire? Che sono tutti dei piscioni? Buonasera. Buonasera. Dove sono i serafini quando c'è bisogno di loro? Ai tempi delle guerre degli dei servivano da paladini, ma ora... Una volta i battaglioni di serafini respingevano interi eserciti con le loro armi lucenti, ma ora hanno da offrire solo qualche trucchetto luminoso e saltelli ridicoli. Giustamente il popolo è sfiduciato. Però, come si sa, il popolo è ignorante, quindi... Niente. Fabbro, abbiamo qualcosa da potenziare con il fabbro? No. Ah, ecco, te volevo. Come procede Sacred? Allora, teoricamente sta procedendo bene, sono addirittura arrivato all'atto 3. Io ho paura che seguendo la quest principale non ti porta a esplorare tutte le zone del mondo. Quindi sono più tentato a esplorare proprio a free roaming. E dopo aver visto buona parte della mappa, seguire la quest principale. Tanto mal che vada, ritorno in luoghi che ho già visto. E boh, per il resto procede molto bene. Allora, questi si possono vendere, vendere. Questo è nuovo, si vende. Non è troppo difficile. No, 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 se... Ma penso come ogni gioco, se non hai... Cioè, se non sgarri troppo e stai un po' sulle linee... No, no, assolutamente non è difficile. Poi secondo me molto dipende anche dal... Io su Diablo sto trovando difficoltà. Beh, Sacred e Diablo, per quanto possono sembrare simili, sono completamente diversi. Poi io posso soltanto parlare per Diablo 3, però Diablo 1 e 2 non penso che siano simili. Secondo me dipende anche molto l'approccio dipende anche dalla classe che sceglie all'inizio. Ovviamente un mago guerriero non potrà affrontare un drago come l'ho affrontato con il gladiatore. Invece Diablo, se sono più o meno tutti simili, la cosa che conta è trovare mettere l'abilità in modo giusto e... Se non sbaglio c'erano le... Come si chiama? I set. Deve avere i set giusti. Trova questa particolare varietà di rose per il mio giardino. Sono Violetta Manning. Sono nota per il mio magnifico e rigoglioso giardino. Cerco una varietà di rose molto speciale. Purtroppo ne ho solo un'immagine, ma sono riuscito... Solo un'immagine? Ma sono sicura di averne già viste qui intorno. Se ti è capitato di vedere una pianta di queste rose, ti sarei molto grata se potessi portarmene un germoglio. Buona ricerca. Sto già arrivando. Ah, devo andare molto a sud. Cosa vuoi? Ti entro in casa. No. E ti derubo dei tuoi averi. Non mi chiudo. Ma. Entra dentro. Ah, t'ho visto.
Di qua. Comunque sei molto piccolo questo villaggio. Molto piccolo. Ci saranno ancora al massimo una o due quest, penso. Che pare sti bambini? Andatevene via. Ok. Dottor Albert Mundane. Trova la introduzione alla fabbricazione delle calzature. Salve, ho avuto la brillante idea di avviare un servizio di raccolta e consegna per la riparazione delle scarpe. Il mio slogan è: Hai problemi con le tue scarpe? Mundane arriva e ti salva. Suona bene, non credi? Comunque, prima di avviare l'azienda ho bisogno della introduzione alla fabbricazione delle calzature. Un libro molto raro e prezioso. Potresti trovarmene una copia? Io su Diablo sto trovando difficoltà. Ritornerò. Come già detto, non avendo potuto giocare Diablo 1 e 2, non ti so dire. Io sul 3 non avevo difficoltà. Non ho trovato particolare difficoltà. Senza guardare guide o simili. Il 3 è semplice. E allora la mia opinione non vale nulla. Se una cosa non l'ho provata, preferisco non esprimermi. Il posto l'ho già visto. Guardiamo questa casetta. Invece questo libro delle calzature si trova a nord. Allora, troviamo subito il libro. Oh, eccolo qua. E sopra cosa ci sarà? Un baule. Perfetto. Io andrei a prendere anche la rosa, già che ci sono. Per la rosa bisogna semplicemente seguire la strada andando giù. Ok. Ah, qui si può anche passare così. Va bene. Mannaggia. Potevo mettere già che c'era a posto le pozze. Vabbè. Vabbè, quanti sciamani. Vuoi fare più del tuo popolo? Ti stai un attimo fermo. Ti stai fermo. E va bene, ho aggirato un altro. Ti stai fermo invece di scappare indietro. Ok. Raccogliamo un po' di roba prima di andare avanti. Ok, la rosa si trova qua.
Perfetto, e me ne andrei subito, non ho voglia di perdere tempo dietro a queste creature. Porterei volentieri i fardelli dei fattori. E quale signora? Oh, che meraviglia! Mi ha trovato questa meravigliosa rosa. Non lo dimenticherò mai. Grazie mille. Ho preso un elmo. Ammazza? 372. Non male. Eccolo qui. Fammi dare un'occhiata veloce. Oh no. Oh, povero me. Devo studiare per diventare un calzolaio? Ma perché? Perché? Volevo diventare ricco in fretta. È troppo comoda la vita così. Non mi ha detto questa regione in pace, quindi ci sarà ancora una quest nascosta, immagino. Magari c'è un NPC un po' inoltrato nella foresta. Solo che non vedo nessuno. Magari qui? Eccolo qui, guarda dov'era. Signorina, trova i 5 libri sacri che sono stati rubati dai sacerdoti oscuri. Si potrebbe dire che i sacerdoti oscuri insidino tutto, Mascarell. Hanno persino osato rubare 5 dei nostri libri sacri. Abbiamo indagato e scoperto che dovrebbero essere ancora nelle vicinanze. Ti prego, agisci in fretta e riportaci ciò che ci appartiene di diritto. Fidati di me, so quello che faccio. Ok. Inventario, dai. Ce la dovremmo fare. Ah, salve. Lei cosa vuole? Caladoriel, Ranger Elfico. Saluto a te, viaggiatore. Giungi in un momento poco propizio. Guarda cosa hanno fatto quei crudeli bracconieri ai miei animali. Mi aiuterai a dare la caccia a quei feroci bracconieri? Tornerò presto. Va bene. Ah, la signorina è con noi. Ah, bene. È anche scesa la nebbia. Ah, che bei campi di grano. Oh cazzo, ragni. Io sono un po' aracnofobico, però. Allora, procediamo con calma. Prendiamo prima il libro. Cioè, i libri. Però uccidendo così a caso ci stiamo anche riempiendo l'inventario.
Dobbiamo essere un po' fortunati con l'RNG. Non mi muoia, signorina. Io intanto proverei di avviarci anche verso l'altra quest. Bravissima! Però a me servirebbero dei sacerdoti di Sakkara. Ah, ecco lì, ce n'è un altro. Qua siamo ritornati al villaggio. Ah, bisogna fare completamente il giro della foresta. Signor. Che spada. Però mi sto riempiendo l'inventario. Sì, proseguiamo per quella via. Tanto i libri non ha specificato, cioè ha detto presto, ma non ha detto entro 3 giorni, 2 giorni, quindi non ho un limite di tempo. Cittadini arroganti. Allora, liberiamoci di tutto. Trentacinque e sessanta. Ah. Queste le teniamo qui. Ok, e siamo a posto. Via. Qui c'erano dei cadaveri di soldati, decomposti anche da tanto. Ma con che voce? Mi dai un libro? Mi sa che sono troppo fuori dal raggio d'azione per droppare i libri. Wow.
C'è tanta gente qua. Perfetto. Ah, la questione è sistemata. Hai combattuto con grande maestria. Ecco, prendi questo come segno di riconoscenza. Ora riposiamo e celebriamo la vittoria intorno al fuoco. Ehi, la signorina ci sta. La signorina ci sta. C'è una grotta. Ma è più forte di me. Sono dei cinghialini magici. Un po' spoglia, come grotta. Devo chiamare la balia? Forse qui c'è qualche tesoro? No. Qui? Dammi un tesoro. E basta così. Peccato. Io tornerei indietro. Ah no, anche qui li droppano i liberi. Allora rimaniamo pure qua. Giacerai nella polvere. È solo questione di RNG. Lui vuole dropparmi un libro, lo so. Ci ho azzeccato. Togliamo sempre un po' di nebbia.
vagabondo! Oh, ma sono arcieri qua. Ma guarda dove... Guarda dove ha dovuto droppare l'oggetto, l'incastrato. Non ce la fa. Vabbè. Ah, no, ce l'ha fatta. Ok, bene. Non c'è più spazio. Porca miseria. No, questo no. Banda di ladri. Questo non lo droppa. Ah, invece sì. Qua ce ne sono tre. Qui ce ne sono tre. Droppato? Ah, perfetto. Ah, ne abbiamo addirittura droppato uno in più. Sei finito. Sono sovraccarico. Si avvicini, per favore. Pentiti, verme. Vabbè, non mi droppate la roba adesso che sono pieno. Resta qui. Mi stai rovinando la media. Vabbè, ma porca troia. Attenzione! Tanto quella signorina non ha molta fretta, quindi possiamo anche prendercelo un attimo con comodo. Lo so, è più forte di me. Se qualcosa cade, devo raccogliere. Oh, perfetto. Allora, mettiamo a posto l'inventario e andiamo a consegnare dalla signorina. E poi io andrei direttamente a sud. Ah, qui c'è una cassa nuova vista. Oro. Allora... Vendiamo anche questi. Io questo libro me lo terrei così. Poi posiamo, riempiamo ancora una colonna di queste pozze. Perfetto. Direi va bene così.
Andiamo a consegnare e andiamo a sud. Ah no, è vero, c'è ancora quella quest con Ira. Sapevamo di poter contare su di te. D'ora in poi proteggeremo molto meglio questi libri sacri. Che gli dei vegliano su di te. Thank you. Ah, diavola, mannaggia. Buonasera. Dimmi, sarai così gentile da chiedere a Marta la fattucchiera di venire qui? La troverai presso un antico cerchio di pietre nella foresta, dove fa comparire queste creature. Come vedi, ho un piccolo problema con i ragni, un grande problema con i ragni. Ragni nei campi, ragni in casa, ragni a perdita d'occhio. E perché? Perché sono stato stupido, ho detto a Marta, la mia piccola dolce fattucchiera, che era tutto finito tra noi. E ora lei che fa? Mi maledice e mi affligge con questi orribili esseri striscianti. I ragni non strisciano. Eppure io l'amo ancora. Dite che sono pronto per un impegno a lungo termine. Ci penso io. Se vuoi ti... Mamma mia. Che poi i ragni colorati sono proprio... Parassita. Io gli unici ragni che sopporto sono quelli saltici da, eh. Vabbè, i ragni saltatori di quella famiglia sono gli unici ragni che sopporto, gli altri proprio no. Eccoli, eccoli. Eccoli qua. Perché non è un fantasy se non ci sono i ragni. Che strano messaggero. Dici che quel vecchio pazzo mi desidera di nuovo e che vuole perfino sposarmi? Ah, se tu ci credi, suppongo di potergli parlare. Fai dei ragni ciò che ritieni più opportuno. Arrivederci, ho già fatto, signora. C'è qualcun altro qua giù? Presto, aiutami. Conducimi alla base militare di Bresbury. Sto indagando su un fatto raccapricciante. Alcuni uomini scuri hanno rapito una giovane donna. Stavo andando a Bresbury a cercare aiuto, ma ho troppa paura. Accompagnami e bla bla bla. Sì. Saluta gli altri da parte mia. A te penserò dopo. Però prima parliamo con quel fattore. Ringrazio davvero. Sento già le campane nuziali. E ora non c'è più traccia di ragni. Cosa bisogna fare per avere un po' di pace? Oh, i miei piccoli ragni ti hanno lasciato andare? Beh, non importa, grazie. Mi hai resa davvero felice. E i miei amati ragnetti sono così comprensivi. La signorina... Allora, visto che voglio lasciarvi in pace, me ne vado.
Spero che qui ci sia un buon fabbro. Ok, eccoci arrivati. Ok, eccoci. Ma dov'è il capitano? Bene, allora, aspetterò finché non torna. Ecco, questo per il tuo disturbo. Questa regione è in pace. E questa regione è in pace. La capitale è subito qua a nord. Allora io andrei al portale più vicino, quindi qua e poi qua. Quindi, cavallino, dove sta andando? No, direttamente a ovest. Brucia nel fuoco della dannazione! Torna indietro! Finché è possibile, cerchiamo almeno di evitare questi che intrappolano. Merda, e vabbè. Queste rovine? Oh cazzo, cos'è sto coso? È una zecca gigante? Cioè, è un ragno, ok, però. Merda semena! Ci sono pure i ragnettini! No, il mio cavallino sta morendo. No, no, non mi toccare il cavallino. No, mi muore il cavallo. Carne morta. Che cosa sono io? Un carretto. No, mi hanno ucciso il cavallo! No! Questa regione è in pace. No! Ok, pensavo fosse molto più tosto quel ragno. Per fortuna no. Mai più, grazie. È tutto chiuso. Non posso andare semplicemente a ovest.
Siamo ritornati qua. No, 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 niente sciamani, grazie. Eccolo qua. Dietro di te ora. Ah, bene, c'è un villaggio. Ah, sì. Ah, perfetto, perfetto. Così posso anche comprarmi un cavallino nuovo. Anzi, il cavallino nuovo ci compriamo quello figo alla città, al villaggio degli orchetti. Che quello l'avevo addocchiato un po' di tempo fa. Allora, prima vendiamo queste. Queste cose. No, 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 prima vendiamo queste e poi raccogliamo. Ammazza? Non male questo. Questo non è male, eh. Questo non è male, no. Quindi lo prendiamo, questo lo vendiamo. Questo lo vendiamo, questo si vende. Questo si vende. Anche questo non è male, però vendiamo. Poi, maestro di combo. Cosa ci manca ancora? Sguardo che trafigge o coraggio eroico? Coraggio eroico, andiamo di coraggio eroico. Bisogna anche iniziare a pensare a delle aure. Basta. Qui un fabbro purtroppo non c'è. Questo l'avremmo aggirato lo stesso, quindi tanto vale andarci di prepotenza. Molto forte. Senti, arrivederci. Non voglio perdere tempo.
Sì, dai, manca poco. Oh, che noia! Ok, morto subito almeno. Raccogli, raccogli veloce. Via. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Perfetto. Facciamo fuori questi, andiamo dal fabbro e poi andiamo in quel villaggio. Fabbro, questi qui. Difesa, grazie. Basta così. Via. Come già che si chiamava? Strano, si sarà buggato, mi dà ancora un ah, eccolo qua. Mi dà ancora cosi. Il segnalino che c'è il cavallo, ma mi è morto. Ti prego non chiedermi cose come cavalcare. Ronzino leggero, 5. Cioè, guarda che figo che è. Ah, oh, bello, bello. Quanto lento. Spero che qui ci sia un buon fabbro. Allora, io per ora Twitch live 10.140 10.5 e mi avvierei verso qua. E lo farei stando attaccato al mare. Ah, al mare, alla costa. No, 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 lì c'era un liccio cattivo. E infatti, ma vi... Porca miseria. Capito, dobbiamo affrontarlo. Finiscono tutte così. Ma sono già pie... Ma... Porca miseria.
La cosa dell'inventario che si riempie subito è imbarazzante, però. Ma per migliorare le statistiche del cavallo bisogna combattere a cavallo? O bisogna semplicemente mettere punti a cavalcare? Allora, liberiamoci di tutto. E cerchiamo di affrontare il meno possibile, allora. Ah no, menatevi tra di voi. Prossimi punti, appena possiamo, mettiamo qualcosina anche a cavalcare, eh. No, 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 no. Vabbè, ma quanti ce ne sono? Vabbè, niente. Fuori questi due e poi scappiamo via. Perfetto. Allora, se noi seguiamo il mare, arriviamo più o meno a questa catena montuosa e poi tutto a nord. Merda. Proprio qua dovete passare. No, 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 no. Ok, salvo.
Ah, ma... Ah, sì, pensavo che fossero dune queste. No, no, c'è proprio un altopiano. Merda. E vabbè, niente, mi hanno aggrato. Finiscono tutte così. Dietro di te ora. Salve. Allora, 10 minuti e poi sgranocchio qualcosina e faccio un sorso d'acqua. Bisogna anche prendere questa abitudine di riposarsi un minutino. No, 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 non aggrare. Ok. Allora, vediamo un po' se c'è cavalcare. Non c'è cavalcare. Abbiamo 4 punti. Io darei dottrina spada, parata, agilità e armatura. E attributi. Attributi, darei un goccio di rigenerazione fisica. Ah, queste cose non dovete farmele vedere. Poi qui c'è il simbolo di Sacred, quindi ci saranno demoni. Ah no, orchetti. Cioè, non ci ho azzeccato minimamente. Ancora ragnetti. Dai, tutti, tutti. C'è un ragnetto che mi sta sputando veleno. Fastidiosissimo. Sorcia di un orchetto.
enorme questo dungeon comunque. Qui dentro c'è qualcosa, stanza delle torture, nient'altro. Armatura. Non ci sta più niente qui. Merda. Ah, altri ragni. Basta ragni. Più del tuo popolo. Siamo di nuovo pieni. Ma quanto è enorme questo dungeon? Tutte così. Ah, si esce di... Ah, ok, ha due entrate. Ha più di un'entrata. Siamo di nuovo pieni. Non posso portare altro. Miseriaccia. Allora io ho sbagliato a premere. Toglierei questi teschietti che tanto non valgono nulla. Qui abbiamo stivali. Però se esco poi ritorno qua, respawnano di nuovo tutti. Faccio prima uccidere tutti e a scartare delle cose. Ti farò a fette, poi ti farò seccare e ti fumerò nella mia pipa. Ah, che...
qualche pugnalata al cuore. Ma c'è un boss o è soltanto mob normali? Non posso portare altro. Vabbè, dai, va bene così, basta. Se uccide è bom. Solo ragnetti, ragnetti. Altri ragnetti? No, mi sa che non c'è un boss. Io sinceramente continuerei a girare così a caso, cioè a caso per togliere la nebbia e poi uscire. Non ne vale la pena pulire tutto. Forse qui c'è qualcosa. Non mi ci vorrà molto tempo per sistemare. Torniamo fuori. C'era ancora un recinto piccolino con dei ragnetti. Eccolo qua. È ora di fare una bella ripulita. Lo zaino è pieno. Guardiamo solo quell'armatura. Lo zaino è pieno. Ah, ho 482. Quanta roba, che si troppa. Scappiamo via, via, via. Ah, c'è ancora roba di qua. No, andiamo via, basta, basta. Questi sono neri. Tarantula noxtralis.
tanta roba bella. Io spero di riuscire a trovare un mercante qua giù, anche se non ci sono simboli. Magari qualche mercante nomade. Andiamo via, basta. Ah, qui ci siamo già arrivati. Non aggrare, non aggrare, non aggrare. Ok. Ah, sì, è vero, qui c'era quel tempio. Salve. Siamo a metà più o meno? No. Scheletri di draghi. Cazzo, qui c'è una mummia. Così di chakra? Chakra? Vabbè, però. Direi che è la strada giusta. Ragnetto. Arpia nera. Presto giacerai nella polvere. Dai, ma porca troia, io mi don. Sono già carico come un mulo. Niente, devo andare a liberarmi. No, non posso andare avanti così.
Ah, non è soltanto sfondo, è proprio anche un ostacolo lo scheletro del drago. Dai, ci siamo quasi all'accampamento. Ovviamente quello scheletro stava combattendo contro altri, ma ha aggirato subito me. Vendor, vendor, vendor. Ah. Poi, da te. Forse un mio problema, cioè, a parte il problema dell'inventario, ma questa cosa lo accentua ancora di più, è avere tante pozze. Devo cercare di averne di meno, per risparmiare dei slot. E abbiamo detto coraggio eroico? Coraggio eroico. Ah, è vero, abbiamo anche questo poi da vendere. Provo un'impresa, intanto che cammino con il cavallo, provo a mangiare un duplo. Ok, sono riuscito a tirare la linguetta con i denti. Ok, ce l'ho fatta. Ok, ci sono.
Lo sapevo. Non mi ci vorrà molto tempo per sistemarti. Vedo che c'è ancora la roba che ho droppato prima. Oh, sono proprio un mob normale. Sono mob normali. Però droppano parecchio, eh. Sti ragnettini però. Ok. Ma che struttura è questo queste rovine? Questa pietra non posso leggerla. Per fortuna sono molto fragili. Sono già carico come un mulo. Sono già carico. Stupido eroismo. Ora quanta roba mi ero liberato, guarda quanto. Mamma mia. Possibilità di intrappolare i nemici volanti. Però non posso sempre andare avanti e indietro, io quindi entrerei e vediamo un po' come va.
Ah. Ottimo. Gli ha dato resistenza ai danni da fuoco. Oh, mi aspettavo un tesoro incredibile. Magari qua dentro? Pentiti, verme. No, niente tesoro incredibile. Questa statua non è interagibile? No. Piccolino, pensavo qualcosa di più... Boh. Non mi toccare il cavallino! Allora, ho imparato che qui questi ragnoni enormi droppano molto bene. Dai. Però io ho bisogno di andare qua. E necessito nuovamente di un mercante. Salve? Comunque qui è veramente brutta, come anche questa è brutta, è una brutta zona, perché è pieno di roba volante e di mob che ti bloccano. Ti farò seccare e ti fumerò nella mia pipa. Eccola là.
Voglio un mercante. Vabbè. Oddio. Dai, non mi fate questo. Questo devo raccoglierla perché è verde. Ah, elfo silvano. Non porto con me simile robaccia. Minchia robaccia. Ok, facciamoci una regola. Non raccogliamo più nulla a meno che non sia verde. Dottrina spada. Un po' di parata e armatura. Qui c'è un'altra uscita. Ah no. Ah!
Per un attimo mi si erano illuminati gli occhi e ho detto cazzo, un teleport, invece no. Io proverei a prendere quell'uscita. Illusionista, mob speciali non mi sembra di vederne. Nah, prendere quell'uscita me ne andrei. Dove sbucheremo? Oh! Draghi. Ah, wow. Va bene. No, verde o niente. Almeno sono deboli, cioè non hanno resistenza al fuoco. Due tombe ma non interagibili, due pipistrelli che si sono buggati. Molto bene. Mangiatore di goblin. Ah. Dai, fammi ridere. Finalmente libero. E ora? Ashei, il cagnolino. Cercò di riavere la sua pallina del drago. Era solo una sigaretta. La morte giunge per tutti, i buoni e i farabutti. E quando arriva il momento, il tempo è come fermo. Vabbè, dai. Caruccia. Non fece neanche in tempo a scrivere il suo epitafio. Il drago che nutrì fu il motivo per cui morì. E beh. Non voglio trasportare altro. Però forse è buona.
È blu. Nah, è meglio la nostra. Vabbè. Tomba. Un drago morto. È la Madonna. Troll Ball versione 4. Non l'ho capita. Giocare a bowling con bombe a mano non è una buona idea. Ecco quello che succede. Le sue ultime parole, fidati di me, sembrano proprio innocue. Vedi, è questo che mi distingue, disse. Le sue ultime parole, ci penso io. Era il mio alter ego. Alcune cose è meglio lasciarle in pace, soprattutto se hanno le zanne affilate. Verissimo. E queste le abbiamo già viste. Vabbè. Sorcio di un orchetto. Lars non era nel concept Berenbrinker? Questo non l'ho capita. E a cosa serve questa? Scudo del leone. Ah. L'idea era di andare sopra il cavallo, non sotto. Belle le tombe. Io mi immagino i dipendenti. Ok, dovete scrivere se una decina di frasi stupide da mettere in gioco. Bellissimo. Ma in tutto questo io dove sto? Mi sto avvicinando a questa struttura almeno. Ah, non posso entrare. Non posso entrare in questa torre. Dentro quella torre. Io andrei un po' più veloce. Arpia sanguinaria. Sorcio di un orchetto.
Orchetto! Mi sta venendo il dubbio che io mi stia spingendo un po' troppo oltre, non lo so. Amuleto del malato. Ah. Non raccolgo neanche più l'oro, tanto stiamo andando per i 3 milioni. Ne abbiamo... Ah. A cavallo? Avanti, sono pronto. Sono già carico come un mulo. Shaddar Nur. Questo luogo mi dà i brividi. Shaddar Nur. Allora, puliamo e vediamo questa struttura. Presto giacerai nella polvere. Non si vede nulla perché c'è il muro. Il prossimo. Prendi questo. Non c'è più spazio. Guarda quanta roba che c'è per terra. Ok, questi verrà palesemente più avanti con una, qualche specie di missione. Ti prego. Ti prego. Ti prego. Si torna indietro perché non so che altro. Magari qua a nord? Sì,
Sì. Sì. Ah. Sono felice. Wow, una quest nuova. Meglio quelli. Ok. Va bene così. Ah, le armi sotto. Roba. E là, sei arrivato appena in tempo. Devo distribuire urgentemente queste merci lungo la via per Hailtar. Potresti farlo a posto mio? Il mio cavallo è crollato sfinito. Adesso sono bloccato qui senza cavallo. Le merci devono essere recapitate. Devono essere recapitate al più presto. Altrimenti non saranno più fresche e mi guadagnerò una cattiva reputazione. Per favore, fai presto. Se devi prima trovare un cavallo, torna più tardi. Ma affrettati. Ritornerò. Ah, fino a... Va bene. Guarda, facciamo così, finiamo la serata cercando di fare quei due draghi del gelo. Perché tanto sono di qua, sono sulla strada. No, ho sbagliato! Merda. Devo andare a sud. Ho sbagliato. Palle. Vabbè, andiamo a fare quei due draghi, dai.
Qui. Basta così? Basta così. No. Uscirò a bere. Svuotare, cioè svitare il tappo con una mano. Difficile. Ok. Stavo pensando che rispetto all'altra volta che abbiamo provato a affrontare quei due draghi, sono migliorato di tanto, quindi dovrei avere molti meno problemi adesso. Sia in termini offensivi che difensivi. Ok, dai, ci siamo quasi. La borsa o la vita! Non mi sfuggirai! Eccoli i nostri amiconi. State buoni. Colpi mi hanno dato e già mi hanno tolto un quarto di vita. E sì, vabbè. Thank you.
Allora. Io qui mi riempirei di pozze perché tanto le userò tutte. Allora, io ci proverei così. Ci Comunque è vero, sono molto più veloce senza cavallo che... Allora, uno alla volta. Ok. Allora, dov'è? Le armi magiche non possono fare granché in questa regione. No, comunque se non è un boss, quindi non dropperà chissà che roba. Seccare e ti fumerò nella mia pipa. Droppami qualcosa di interessante, per favore. Vabbè, dai, 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 qualcosina troppa. Vabbè. C'era una rimpatriata di Elfi del Ghiaccio. Dai.
riusciamo a metterci in maniera un po' più carina per... così, così, perfetto. Ecco che arriva lo scemo del villaggio coi suoi amichetti. Fare più del tuo popolo? Dai, dai. Droppami qualcosa di interessante. Molta meno protezione, però ha dei bonus, niente male. Io metterei indossare questa. Cos'altro ci sarà qua giù? Un'altra rimpatriata. Questa statua sacra ti concede maggiore esperienza. Maggiore esperienza! Salve! Ehi, vagabondo, posso chiederti il tuo aiuto? Mentre meditavo presso questa statua, alcuni elfi del popolo del ghiaccio sono venuti e mi hanno impedito di tornare a casa. Sono in troppi per me. Potresti scortarmi fino al nostro accampamento? Sì. Corto fino all'accampamento. Livelli in più, armatura e tutto drottino della spada, e qui ancora un goccio a rigenerazione fisica. Avanti, sono pronto. Come sta andando la signorina?
ora di fare una bella ripulita. Malen! E vabbè, però. Che ci siamo quasi, signorina. Eccoci qua. L'esito della mia missione deve essere qui. E il mondo mi appartiene. Hai salvato la mia vita. Sono in debito con te. Per favore, prendi questo come segno della mia gratitudine. Beh... E questo lo teniamo. Beh, c'è ancora tanto da esplorare. Finiamo la serata esplorando questa zona qui. E poi domani mi sa che o torniamo qua giù. Guardiamo bene qui. O non lo so. Ho sbagliato. Ah, che bello quando è tutto esplorato. Mokwa!
Qui ci siamo già stati. Andiamo di qua. Anzi, ritocchiamo la statua. Scusi signorina, vorrei un po' di exp. Grazie. E via, si torna indietro. Dai, secondo me c'è ancora qualche segreto qua giù. Non si può andare qua. Qui c'è un'altra comitiva. Ah sì, ora magari li sciogliamo. Non sono più un problema. Armatura di giada dei contadini. Di qua? Dai, dammi qualcosa di croccante. Un altro drago, un'altra creatura incredibile. Ah 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 ah. Mogwai!
qua! Ah! Ah! No. Speravo in una via segreta. Niente. Mi sa che questa zona non ha più nient'altro da offrire. Non posso portare altro. Ah, siamo già pieni? Il cavallino non ha la sella nuova. Vabbè. Ponti? Oh? Merda. Qui è chiuso. Come si accede? Sì, qui c'è ancora un buchino. Ah, ho capito. No. No, invece no. Come si accederà da qui? Forse non si può. No, mi sa che non si può. Vabbè, io tornerei al villaggio, venderei e per oggi va benissimo così. Sì, va benissimo così per oggi. Esplorato parecchio, sono andato molto, ma molto in là. Strano comunque questi muri così.
resta più niente qui. Va bene, via. Che livello siamo? 44. Vendiamo e bom. Duecentoquarantasette. Però 247 247. Ottantatré di protezione. No, mannaggia a me. Ah sì, anche questi due slot. Perfetto. Ok. Va benissimo così. Signori, come sempre, grazie a tutti per aver seguito. Grazie a tutti per quelli che seguiranno nel VOD. Anche... anzi, ormai forse sarebbe meglio dire grazie a tutti quelli che mi seguiranno su YouTube, perché su YouTube ci sono molti più numeri incredibili. Non so neanche io spiegarmi com'è possibile. Quindi, boh. Cambiamo la formula. Grazie a tutti per aver seguito. Grazie a tutti per quelli che seguiranno su YouTube. Passate una... ah sì, è vero, scusate. Scusami. Grazie mille ad Albi per essere passato e per avermi tenuto compagnia, lo apprezzo molto. Passate una buona serata, statemi bene e salvo problemi, ci vediamo domani sera. Ciao 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 a tutti. Ciao 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 ciao.